Buonasera e bentrovati ad una nuova edizione del telegiornale di Rieti Life. Tutta l'informazione di Rieti Provincia su rietilife.com, Facebook e Instagram. La procura di Ancona ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio per la morte di Matteo Concetti, il 25enne reatino trovato morto il 5 gennaio scorso nella cella del carcere di Montacuto, dove era in isolamento. L'inchiesta contro ignoti è stata avviata oggi dal PM Marco Pucilli, che ha anche disposto il sequestro della salma dopo l'esposto presentato dalla madre del ragazzo ai carabinieri di Rieti, dove la donna è residente. L'autopsia sarà eseguita con ogni probabilità venerdì 12 gennaio dal medico legale Raffaele Giorgetti. Lo hanno lasciato morire come un cane, lo Stato me l'ha ammazzato, ha detto al Corriere della Sera la mamma di Matteo, Roberta Faraglia. A Matteo mancavano da scontare altri 8 mesi per droga e reati contro il patrimonio. Della vicenda è stata interessata Ilaria Cucchi, che ha scritto al sottosegretario del Mastro: lei deve risponderne. Un 89enne è stato trovato senza vita nella propria abitazione. È successo a Scandriglia, in una via non distante dal centro. La morte risale alle prime ore del 7 gennaio. Il corpo carbonizzato dell'uomo è stato ritrovato a letto dal figlio, nell'abitazione avvolta da un fumo denso. Secondo quanto emerso, lenzuola e letto avrebbero preso fuoco con un accendino o con una candela accesi dall'anziano, uccidendo l'89enne e danneggiando la sua stanza da letto, senza che però il rogo si allargasse ad altre zone della casa. Un incidente, almeno a quanto sembra, su cui comunque la procura sta facendo degli approfondimenti. Ha violato la sorveglianza speciale per ubriacarsi girando, peraltro positivo al Covid, in centro. Così i carabinieri hanno fermato un 30enne straniero residente nella zona del Peschiera. I militari, nel transitare a tarda notte nella centrale piazza Vittorio Emanuele, hanno notato l'uomo vagabondare a piedi in evidente stato di ebbrezza alcolica, in violazione delle prescrizioni del Tribunale di Roma solo pochi giorni fa. Viste le pessime condizioni di salute del ragazzo, è stato necessario richiedere l'intervento del personale del 118. Gli agenti della squadra volante di Rieti invece hanno denunciato in stato di libertà un cittadino marocchino in Italia senza fissa dimora per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, trovato con la cocaina e quasi 1000 euro in contanti. Presentata la nuova stagione del teatro Flavio Vespasiano, tutto nel servizio di Cristian Diociaiuti. Finalmente la stagione teatrale, il Flavio Vespasiano, si accende con 6 spettacoli di valore e attori conosciutissimi, da Milena Vukotic a Sebastiano Somma fino a Monica Guerritore, e poi omaggi a Fellini, Battisti, Dalla, San Francesco, Pirandello. Tiene banco ovviamente la possibilità di accaparrarsi l'abbonamento a 120 euro e i ticket a 28 euro con riduzioni. Comune accordo e in modo proprio subito istantaneo abbiamo tutti detto: dobbiamo dedicare la stagione al nostro Piero Fasciolo, che come sapete è scomparso poco prima di Natale, quindi abbiamo proprio sentito l'esigenza anche con, non solo con la FCL ma con gli amici, diciamo così, dell'ufficio teatro, sentito l'esigenza di dedicarla a lui, perché è una persona che ha dato tanto, tantissimo a questa città, ha dato tantissimo a questo teatro. A presentare il cartellone il Comune di Rieti e ATCL, Circuito Multidisciplinare del Lazio, sostenuto da Ministero della Cultura e Regione Lazio. Alla presentazione Sebastiano Somma, che ha elogiato Rieti presentando il suo Lucio incontra Lucio, un summit teatrale tra Dalla e Battisti. È nato così, da un incontro che c'è stato tra me e l'autore, dove appunto lui, che è un insegnante al Conservatorio Martucci di Salerno, insegna violoncello, e stava mettendo in questo spettacolo prodotto inizialmente dal Conservatorio di Salerno, che aveva voglia di far conoscere la musica, anche una musica diversa, attraverso i loro compositori, i loro musicisti, quindi non solo la musica classica ma la musica jazz, la musica pop. Si inizia il 25 gennaio alle 21 con Così è se vi pare con Milena Vukotic, l'11 febbraio Lucio incontra Lucio, il 3 marzo l'omaggio a Fellini con Monica Guerritore in Ginger e Fred, il 9 l'adattamento italiano di Le Bal, l'Italia balla dal 1940 al 2001, il 5 aprile poi Dalla parte delle cattive con Ottavia Fusco Squitieri e l'11 aprile Giovanni Scifoni porta in scena Fra San Francesco, la superstar del Medioevo.
Abbonamenti a 120 euro, ridotto under 18 e over 65 a 110 e campagna al botteghino del Flavio. Per il rinnovo dei vecchi abbonamenti, appuntamento il 10, 11, 12 e 13 gennaio dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20 e il 14 gennaio dalle 10 alle 13. Per i nuovi abbonamenti, appuntamento il 17, 18, 19 e 20 gennaio dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20 e il 21 gennaio dalle 10 alle 13. I biglietti a 28 euro, ma ci sono riduzioni, saranno in vendita nei giorni di spettacolo al botteghino del teatro. Lo sport, il calcio, la SSA Rieti nello scontro al vertice sul campo del Monte Spaccato cade 1-0. Decisivo il gol dei padroni di casa al decimo minuto. Sono state diverse le occasioni per pareggiare per i ragazzi di Angelone, ma la difesa capitolina non è crollata. Con questo risultato il Monte Spaccato vola in vetta insieme al Pomezia e la SSA scende a meno 3 dal primo posto. Campionato promozione, l'FC Rieti vince il derby in rimonta contro il Poggio Mirteto per 2-1. Decisivi i gol nel secondo tempo di Cavallari e l'autorete di Nicola Medici. Da non perdere questa sera alle 21 pillole di Sport Life con il confronto tra i due patron di SSA Rieti e FC Rieti, Capriccioli e Leoncini. Il basket, la Real Sebastiani vince in trasferta contro Milano 86-84, un match sempre in equilibrio e che è stato deciso negli ultimi secondi di partita dai tiri liberi segnati da Johnson. Autore di una bella partita anche l'altro americano, Dustin Hogue, che sul tabellino ha registrato 22 punti e 9 rimbalzi. Sponda NPC, i ragazzi coach Ponticello sbancano Piombino 102-89. Il migliore assoluto del match è l'americano Roderick con 36 punti, 14 su 18 al rimbalzo, 9 rimbalzi e 4 assist. Il terzo successo consecutivo per la società di Patron Cattani. Era questa l'ultima notizia del telegiornale di Rieti Life, che torna domani sempre alle 20:45 su rietilife.com, Facebook e Instagram. Buona serata.